presentare Bruno Pagliarulo, personalmente mi emoziona tantissimo perché è un vero amico da tanto tempo. Io ho visto tutti i suoi progressi, progressi di un'arte nata dal cuore, autodidatta, veramente la sua bravura nasce dall'esigenza di gridare al mondo le sue emozioni. Lui è una persona molto emotiva, molto timida, ma anche molto sensibile. Non riusciva forse a tirare fuori appieno tutte queste bombe di emozioni che aveva dentro. Allora purtroppo sono stati degli eventi spiacevoli della sua vita che però gli hanno regalato questo dono di saper comunicare attraverso il ritratto, e quindi perciò forse secondo me ha sperimentato questa tecnica del ritratto fotografico, appunto per regalare a noi che guardiamo delle istantanee della sua vita, del suo cuore, della sua emozione. Io non mi voglio dilungare oltre perché sennò mi emoziono a parlare di Bruno. Abbiamo qui un bravissimo giornalista, Giuseppe Longo, che farà una, anche se Bruno odia, gli farà un'intervista per farcelo conoscere un poco meglio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, visto che, come ha detto Viridiana, Bruno è un po' timido e si concede poco, iniziamo a parlare magari di qualcosa che possa essere più a suo agio. Ovvero, quando è che hai capito che volevi intraprendere questa strada? Quando è che hai capito che l'iperrealismo poteva essere diciamo una buona strada da intraprendere per la tua arte? Premetto che non ho sentito la parola. L'ho capito. Io ho iniziato nel 2005, all'inizio non facevo questo, non si sta tra facevo chissà tra altre, quindi questa storia. L'imperialismo è nato, l'ho chiamato e l'ho personalizzato come segno del fotografico per distaccarmi un po' dalla massa. È nato per una sfida, diciamo sfida, con altri artisti che mi dissero, secondo me, si poteva portare di più. All'epoca mi limitavo a disegnare in mezz'ora, un'ora con il tartuccio. Presi questa sfida, con le mie amicizie, e ci stimo il mio. La donna con Lorenzo Laichetta, perché era con Lorenzo, ci misi più o meno 9 giorni per disegnarlo, un quantitativo enorme, però direi 8 giorni. Quando pubblicai questo disegno, la prima cosa che mi dissero, allora ci sono per i problemi. E così, da questo è nato l'idea di fare dunque, diciamo che è stata una scelta interpretata come una sfida, sembra che la sfida sia stata vinta, anche se dobbiamo dire ancora la sfida della divinità un po'. Comunque sia, parlando invece d'altro, come hai vissuto l'inserimento di una dinastica che è particolare, in gran parte appunto personalizzato tu, perché il realismo in sostanza è un'arte di Bruno Pagliarulo, ma per questo elemento, come questo tipo di movimento di questo nuovo tipo di arte in una realtà come quella di Sarno, che comunque sia, questa in realtà è una volta anche ufficiale. Secondo me Sarno soprattutto in Italia si cioè anche nella situazione perché Sarno è veramente limitato, veramente soprattutto per noi artisti che preferiamo per il tuo resto che siamo tutti non faccio della cultura non è limitato a Sarno, ma è limitato purtroppo alla nostra nazione, che pure ha detto il patrimonio artistico più valente del mondo, è decisamente sottoutilizzato e sottosfruttato, ma soprattutto maturato e massimo forte.
parliamo sono presenti con noi artisti. La prima volta gli artisti hanno chiamato per essere segnalati da noi. Il teore, il presidente, il presidente, e parlavamo appunto di questa realtà, di questa realtà. Quindi abbiamo un consiglio che nazionale che non viene da questo lato, al massimo, e gira a poche cose, quindi, e questo molto bene essere una società di citare l'arte, la fine si mette fuori, si manca un po' di più. Sono andato nei particolari, come? Saluto invece alla tua arte, senza dubbio questa tecnica di produzione artistica richiede una riflessione piuttosto lunga, perché come dicevi tu stesso c'è un lungo periodo di tempo, un lungo periodo di tempo per portare a termine una singola opera. Proprio per cui, come mai hai scelto proprio un'arte così riflessiva che possa pensare così tanto anche per costruire tratto dopo tratto delle immagini che sono molto complesse da quello che ho potuto vedere in questa sfida? Riflesso della tua personalità, di una persona molto riflessiva che quindi ama costruire queste immagini a poco a poco. Noi le altre di loro sono più morte, ma le loro invece loro compagno. E quindi ho capito che lavorare così mi dava un'intervista di altri che mi ha quindi appunto è nata proprio la mia figlia di una città tutte queste cose non mi credo con quello che ho fatto ultima domanda così poi lo vedremo di tutti gli altri
la locandina, la locandina per la pubblicazione e per la pubblicità che ci ha fatto sia al libro sia a noi artisti. E poi vorrei fare un ringraziamento a Medio, di cui ne faccio parte e ne sono fiero, per l'organizzazione dell'evento che durerà appunto 3 mesi. E poi volevo fare un ringraziamento particolare alla padrona di casa, che non vedo, e mo che ci ha fastidiato la veduta, e poi c'è dopo la comunque un ringraziamento particolare a Danna, che ci ospita nel suo bellissimo locale. Siamo contenti, insomma, di far conoscere la tua arte, oltre a noi amici, anche a tante persone che sono venute qui a trovarci e che verranno ancora a trovarci nei prossimi giorni, perché Anna dopo ce lo ricorderà, insomma, la rassegna continua fino ad agosto, questa personale di Bruno sarà visibile ancora per un'altra settimana. Dopodiché avremo tanti eventi ancora, tutti diversi l'uno dall'altro. Sono contentissima che stasera in sala abbiamo tanti altri artisti che esporranno con noi: Leandra, Francesco, Boss, Giovanni Boscia, Lorenzo Basile, veramente Monica, tantissimi che sono venuti a trovarci, anche se erano impegnati nel finissaggio di un'altra. Si sono liberati prima per venire qui a raggiungerci, siamo contentissimi, anche a loro va un applauso e non vogliamo anticipare niente. Leandra qua si sta facendo anche un bellissimo reportaggio come suo solito e siamo contentissimi, insomma, che ci hanno raggiunto subito da Striano. Anna, per te tantissimi complimenti. Grazie. E tantissimi ringraziamenti. Grazie. Anche da Bruno, rimani con noi, perché io appunto volevo richiamare di nuovo Emilia e Giuseppe, oltre che ringraziare Nicola che ha quindi impegnatissimo, e Caterina alla macchina fotografica, perché volevamo appunto chiudere insieme a Giuseppe ricordando questo fil rouge che ha unito queste due opere, anzi questi due momenti della serata: l'opera letteraria di Cinzia Leo, appunto Dietro la follia, e le opere di Bruno Pagliarulo, due ritratti di due sfaccettature diverse dell'arte, la scrittura e il disegno, due arti diverse ma uguali nella capacità di regalarci veramente emozioni diverse e così però forti, e che si legano appunto in queste serate in modo tale che possiamo stare qui insieme ad Anna, producirsi in fondo, conoscerci, crescere insieme, dialogando e confrontandoci nei nostri gusti diversi, appunto, quindi nelle nostre diversità. Allora, se Emilia la parola per chiudere con Giuseppe con un'ultima breve lettura che tu ci presenti. Allora, nell'ultima lettura abbiamo Maria Flavia e sono tornati a Roma, quindi ci sarà una nuova giovane coppia che andrà ad abitare quella casa, che ovviamente non si sa se fortunatamente o sfortunatamente troverà il ritratto. Quindi io lascio la parola al nostro autore. Buon proseguimento e grazie mille. Immortalare qualcuno è un furto, sentenzia Nerona. La morte si offende perché lascia un ricordo dell'eternità ed è come derubarla. È uno scacco per lei. La morte però non può soffriggere i ricordi di chi resta. Li considera inevitabili, quindi li accetta di malavoglia, perché nonostante la loro forza non sviliscono il suo potere. I ritratti sono l'unica arma che la morte proprio non tollera. Un pittore, dipingendo una persona, la cattura e lo fa in modo premeditato, con consapevolezza. Questa è la differenza con le foto, un diario o un ricordo qualunque.